Veronica Scopelliti, più conosciuta come Noemi, è oggi alla Tessa per registrare il videoclip che in pratica poi farà parte della colonna sonora del film di Pierluigi Di Lallo, Ambo. Che cosa si parlerà in questo videoclip? Che cosa farete vedere, se ci può dire qualche anticipazione? Ma in realtà nel videoclip appariranno tutte le, diciamo, le scene, i luoghi che hanno caratterizzato il film, le scene più belle. Io insomma sono molto contenta di girare questo video in questo contesto nuovo con questa troupe, e mi è piaciuto molto perché io sono una grande amante del cinema e insomma sono organizzati, ragazzi, spero che vi piaccia. La canzone che abbiamo scelto è un pezzo che comunque è abbastanza drammatico e spero che possa dare al film il sostegno musicale e creativo di cui ha bisogno. Lei è venuta fuori alla notorietà grazie a X Factor, questo genere di programmi che adesso hanno soppiantato forse Grande Fratello, e anche meglio, perché secondo me si valorizzano i veri talenti. I talent show non sono i reality, sono due cose un po' diverse. Ma in realtà perché non c'è più quel circuito di locali dove potersi esibire, quindi un sacco di gente cerca di trovare la possibilità di farsi ascoltare da una casa discografica o da un produttore attraverso un mezzo così importante come quello televisivo. La televisione è un'arma a doppio taglio, bisogna non farsi sfruttare, ma un po' sfruttare il volano, surfare bene quest'onda, e se uno se la surfa bene, insomma, possono uscire fuori dei bei risultati per il proprio progetto. Per chiudere, dopo questa colonna sonora, quali saranno i prossimi impegni artistici? Io spero di tornare in tour nei prossimi mesi e spero che questo pezzo e questo film abbiano il successo che meritano. Il vice sindaco Enzo Pellegrini è ovviamente, nuovamente dobbiamo dire, soddisfatto, perché a Tessa torna ad essere protagonista in un ambito inusuale ma che sta diventando d'attualità negli ultimi tempi, oltre al cinema anche la musica, anche se si tratta della colonna sonora del film Ambo, già girato qui ad Tessa. Sì, sono contento perché l'investimento che abbiamo fatto si sta rivelando fruttuoso per la nostra città. Infatti dopo il film, grazie all'amico Pierluigi Di Lallo, il regista qui conterraneo, abbiamo stretto rapporti con case di produzioni, quindi è importante questo legame che permette appunto di offrire questa possibilità alla nostra città. Credo che sia un qualche cosa di importante, che dobbiamo fare di tutto per promuovere il territorio, e penso che questo sia uno dei canali più importanti, visto anche i notevoli risultati che si ottengono in altre terre. Quindi io credo che sia doveroso e opportuno sperimentare queste formule di promozione del territorio anche per la nostra cittadina, che ha molto da offrire, da far conoscere, e per dare quel minimo di speranza che credo sia importante in un periodo così difficile quale è quello che stiamo attraversando. Pierluigi Di Lallo, ormai dobbiamo dargli la cittadinanza onoraria da Tessa, perché sta pubblicizzando al massimo la nostra cittadina con eventi che si susseguono ad un ritmo ormai incessante. Dopo il film, la colonna sonora. Sì, la colonna sonora con Noemi. Bravissima, tra l'altro. Sì, ho fatto già la domanda da 2-3 anni per avere la cittadinanza qui ad Tessa. Oramai, diciamo, il mio secondo paese dopo Rocca San Giovanni, perché sono molto legato sia a Enzo Pellegrini, che è un grande amico, mi ha dato una grande possibilità e soprattutto mi ha dato una grande mano, perché comunque portare un set qui importante non è stato facile. Stiamo facendo il videoclip delle musiche del film con questa straordinaria voce che è Noemi, e niente, poi che dire, devo ringraziare fortemente il mio amico produttore Claudio Zamarion, che ha creduto fortemente in questo progetto, a questa terra, all'Abruzzo, Enzo Pellegrini, che ha creduto in me e in Claudio pure quando abbiamo fatto questo incontro. Quindi mi raccomando, andate al cinema Ambo i primi di dicembre, mi raccomando, va dal geriatrico al pediatrico, è anche un film per i bambini, ok?